è nato a tavola innanzitutto fra amici, perché ci siamo resi conto che vivere in un posto così bello come Castellabate, perché non diciamo dargli valore e cercare di offrire ai turisti che vengono qui tutti gli anni delle attrazioni nuove. Santa Maria di Castellabate negli ultimi anni ha avuto comunque uno splendore, diciamo un avviamento turistico molto, molto ampio, e quindi diciamo che questo progetto è stato fatto soprattutto per dare la possibilità ai turisti, oltre che ai turisti anche ai cilentani, perché il progetto nasce dal punto di vista che nel nostro locale verranno utilizzati tutti i prodotti del posto, iniziando dal pesce, quindi dal pescato, dalle olive, quindi dall'olio, e anche dai prodotti diciamo artigianali. Mi complimento per le tre donne che innanzitutto perché sono tre donne, anche per quest'idea, ma vorrei anche precisare che stiamo assistendo a una ripartenza anche a livello di nuove attività nel comune di Castellabate, ed è molto bello verificare questo, che l'offerta è anche diversificata. Non parliamo più del classico magari ristorante standard di una volta, ma parliamo di tante attività che stanno nascendo sul territorio, ognuno con una propria peculiarità.